Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che sarà a tema tax. Non sono un lettore di tax, seguo solamente quella collana che esce ogni 6 mesi, ma questa volta ho voluto prendere il tax, quello classico che esce in edicola, quello mensile che dura da 70 anni, appunto perché questo è il numero speciale per i 70 anni. Nello specifico questo è il numero 695. Come il classico della Bonelli sarà a colori invece del classico bianco-nero. Adesso vi faccio vedere. Ed è questo qua, l'ultima vendetta. Numero, vi faccio vedere qua, 695, si mette a fuoco. Guardiamo se mette a fuoco. Qua non so. Vediamo se riesco ad avvicinarlo di più. Purtroppo non riesco a farglielo mettere a fuoco. Comunque è il 695, fidatevi. E vi faccio vedere una pagina a caso che è completamente a colori, come classico bonelliano. E tra l'altro anche il numero 700 sarà a colori, perché i numeri di solito, i numeri centenari e i numeri di anniversario, numeri speciali dei volumi della Bonelli, come ad esempio anche di Landog, sono a colori invece del solito bianco e nero. Tra l'altro quella serie che invece io seguo è questa qua, che c'è la pubblicità qua dietro, esce ogni 6 mesi, un grande cartonato, è l'unica serie che io seguo della Bonelli. Quindi questo di fatto è uno dei pochissimi tax che avrò, perché di solito forse qualcosa ce l'ho che arriva su. Ma perché ho comprato esattamente questo tax? Perché uno era il numero dei 70 anni, ma insieme a tax c'era questo album di figurine. Allora, devo dire che ero rimasto parecchio perplesso, perché in totale per avere tutte le figurine si trovano in diversi album della Bonelli, quindi Tex, Dylan Dog, Zagor, eccetera eccetera, e si trovano a fondo del volume, potete vederle qua, vedete a fondo volume si trovano le figurine, quindi tu le devi staccare e attaccare poi in quest'album qua. E è stata molto criticata perché in totale tu dovresti comprare 22 albi, quindi stiamo parlando di una media di credo 3 euro l'uno, si arriva più o meno a una settantina di euro, ma soprattutto di tutte collane diverse, quindi di Landog, Zago e chi più ne ha più ne metta. Eccolo qua, vabbè, qua c'è l'elenco completo. Adesso, purtroppo non so se riuscirò a farvelo vedere, comunque in fondo all'albo c'è l'elenco completo. Allora, devo essere onesto, a vederlo quest'album è più bello di quanto pensassi. Partivo molto negativo, perché vedo che c'è proprio una bella parte di storia di tutto questo. Questo io ho preso a caso una pagina con un di Tex nello specifico, che dovrebbe giustamente voi, perché in realtà è 70 anni di Tex, ma riguarda tutti gli albi della Bonelli. Ora, io sono partito con l'idea di non farla questa serie, però potrei anche cambiare idea. Qui ad esempio vedete Giulia. Io devo essere onesto, voglio dire dei pro e dei contro. Il pro sicuramente che non c'è stato nessun aumento di prezzo sulla copertina, che è una cosa che bisogna ammirare, perché non, di solito quando si mette qualcosa in più si aumenta sempre il prezzo della copertina. Il contro è che effettivamente potevano, secondo me, farlo in molti meno albi, perché 22 albi sono davvero tanti. Potevano mettere tipo un albo per collana, semplicemente. E quindi questo è un po' un contro. Io ho suggerito anche, parlando su Facebook con altre persone, che si poteva anche magari fare dei pacchi di figurine, però mi hanno spiegato che a livello economico non conveniva, perché molti comprando gli albi avrebbero avuto meno figurine da scambiare. Potevano, se no, in alternativa ho pensato, però anche qua bisogna vedere se a livello economico conviene alla Bonelli, venderle a gruppo sul loro sito, però anche qua non so se a loro effettivamente converrebbe o meno. Io non so se, come detto, non penso che farò questo albo, peccato, perché comunque adesso vedendolo l'interno mi è piaciuto, però secondo me è stato un errore fare così tanti albi, cioè ci sta fare un 5, un albo per collana, così per far conoscere anche quelle collane meno famose di Tex, ma secondo me 22 albi sono veramente troppi, dovevano farli di meno, perché comunque veramente adesso osservandolo bene è fatto bene l'interno, calcolando che comunque non abbiamo pagato, è gratis quest'album in più insieme al numero di Tex. Quindi per me è un ni, potevano fare meglio questa questione delle figurine, però vabbè, noi comunque spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia servito per chi è fan soprattutto della Bonelli di Tex, e che spero che vi iscriviate al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!
Thank you.